Coach Campagna, il ritorno a Palermo, questa volta l'avversario è triplo. Sì, ci sono tre avversari, per cui ci saranno tre partite in tre giorni, avversari molto forti fisicamente, per cui ogni partita sarà dura da vincere, tre avversari di livello, in questo momento del periodo della stagione fare tre partite in tre giorni sarà tosta per tutti, per cui dovremmo essere bravi a superare anche momenti di crisi che possono venire all'interno di una partita, perché le squadre sono forti fisicamente, ci sarà un gioco molto, molto duro, molto fisico, per cui dovremmo essere bravi a sapere interpretare bene anche l'arbitraggio europeo, le diverse dinamiche di gioco delle squadre avversarie e nel contempo cercare di imporre il nostro ritmo. È una squadra, quella azzurra, che si sta mettendo alle spalle le ultime Olimpiadi, ma che già guarda al 2020. Beh sì, assolutamente. Dal primo giorno di raduno del nuovo quadriennio, il nostro obiettivo sono state le Olimpiadi di Tokyo, e quindi anche la programmazione. Quindi è molto entusiasmante programmare, perché comunque come la crescita di un bambino, insomma. Quindi metti le basi per poter tirare su una squadra competitiva per l'appuntamento più importante del quadriennio. E poi c'è questo ritorno a Palermo che rappresenta per il Sette Bello e anche per Coach Campagna un'emozione particolare un anno dopo. Un anno dopo un evento straordinario come Italia-Russia, siamo ritornati come promesso all'amministrazione comunale, al sindaco di Orlando, con un evento ancora più importante, una tre giorni di grande pallanuoto, che sono sicuro che la città di Palermo farà di tutto per assistere a questo evento, già che c'è il sold out di tutte e tre le partite, con un evento speciale per il sabato durante Italia Monterey. Quindi vedranno grande partita, show, spettacolo, quindi un evento di pallanuoto da questo.